Bene, allora buonasera a tutte e a tutti. Questa sera presentiamo un libro, a mio giudizio, bellissimo. Si chiama Queer in Italia. Con noi abbiamo Alessia, Goffredo, Renato e tanti altri che parteciperanno a questa discussione. Loro fanno parte di un laboratorio, il Laboratorio Smascheramenti, che ha sede qua ad Atlantide, uno spazio importante che in tante nelle ultime settimane ci stiamo mobilitando per difenderlo, per costruire anche un terreno, diciamo, più largo delle iniziative belle, significative, importanti dal punto di vista cittadino, nazionale, transnazionale che vivono in quel posto. Dunque avevamo anche pensato all'appuntamento di oggi come un appuntamento nel quale, in sede introduttiva, ribadire la necessità fondamentale per questa città, per la vita culturale, politica, sociale di questa città, di quel posto. Entrando un po' in merito alla discussione, io vorrei proprio dire due cose brevissime e poi magari dopo discutere un po' nel dibattito, perché questo è un libro molto bello ed è un libro costruito attorno alla forma intervista. Cioè, in buona sostanza sono interviste attorno alla tematica del queer. E dunque c'è un po' un doppio filone che attraversa il libro. Da un lato un confronto con, diciamo così, l'esercizio dei concetti, con il tentativo di leggere o di rileggere o di giocare la fruizione che ha avuto questo concetto in Italia con una serie di correnti filosofiche, teorico-politiche, ma anche di esperienze di lotta e di mobilitazione che attraversano, diciamo così, il mondo anglosassone da un lato e il post-strutturalismo francese dall'altro. Ma questo libro è un libro particolarmente interessante perché ibrida in continuazione, in qualche modo, un lavoro attorno ai concetti con un racconto in prima persona dell'esperienza queer e dunque le pratiche che attingono alla costruzione del sé nel rapporto con gli altri e dentro alcune esperienze determinate. Infatti queste interviste sono interviste nei quali si esprimono ricercatori, attivisti, docenti, militanti, insegnanti all'università, liberi ricercatori. Molto spesso le cose evidentemente si sommano fortunatamente l'una sull'altra. E è particolarmente interessante come il tentativo di definizione, se c'è un tentativo di definizione di questo concetto, o meglio, i punti di oscillazione attorno ai quali questo concetto viene raccontato, narrato a partire dalla propria esperienza soggettiva, fanno emergere un contorno, io penso, particolarmente interessante. Prima di tutto perché dal libro si evince, allora, le domande che compongono questa inchiesta e queste interviste sono domande che tematizzano il queer, ma in particolare la ricezione, la sperimentazione di pratiche politiche che hanno a che fare con questo concetto in Italia. E dunque c'è proprio anche un campo di inchiesta determinato che è appunto il nostro paese a partire da una serie di problematiche. Direi che forse dal punto di vista italiano uno degli elementi che tiene assieme gli interventi dei vari intervistati, dei vari protagonisti del volume, è comunque il tentativo, da prospettive anche a volte differenti, di definire uno spazio della presa di parola che in qualche modo è collocabile dentro il movimento LGBTQ in Italia e che soprattutto si pone a partire da una serie di insofferenze rispetto, diciamo così, ad altri ambiti di costruzione politica, a partire dalle tematiche della differenza e a partire dalle tematiche che nel corpo e nella sessualità vivono non solo di pratiche in qualche modo indipendenti e autonome, ma tematizzano un discorso politico. Cioè, in qualche modo, per farla molto breve, tutti gli intervistati hanno rapporti di pratica politica, militanza, interesse culturale, studi e ricerca, che possiamo collocare in un campo, uso una parola più o meno opportuna, del movimento antagonista LGBTQ, più in generale di un'opzione politica che si tiene a distanza e valuta con molta attenzione i rischi
dell'assimilazionismo, dell'integrazionismo, insomma i rischi di concepire l'esperienza di una parzialità e di una costruzione del sé che abbiano come unico terreno il terreno del riconoscimento iscritto dentro la ridefinizione di un terreno, diciamo così, neutralista e universalista del riconoscimento del sé. Ecco, forse questo attraversa un po' la sensibilità di tutti gli autori e le autrici. Niente, io non mi sento di dire altro, perché ritengo che sia molto più importante discutere di questo volume con tre attivisti che sono qua con noi, che hanno contribuito a costruirlo. Dico inoltre che ci interessava qua a Bartemi anche attraverso la tematica del queer, che questi attivisti di smascheramenti che sono qua con noi illustrassero anche la loro esperienza di ricerca e di pratica politica. Dunque parleremo un po' anche a partire da questo tentativo di traduzione, definizione del queer in Italia, anche di un'inchiesta che hanno portato avanti negli ultimi anni attorno al desiderio maschile, desiderio del maschile, anche a darci prova che attorno appunto ai tentativi di definizione del queer ci sono poi anche esperimenti, inchieste concrete, e la fatica di provare a definire questo concetto molto spesso può venirci incontro anche a valorizzare alcune tematiche specifiche che lo attraversano in qualche modo. Quindi provare anche a sondare dei campi attorno ai quali produrre inchiesta può esserci utile per aprire un ragionamento complessivo attorno alla sensibilità. Io lascio la parola subito a Renato. Inizio, diciamo, collocando un po' questo lavoro in un contesto che appunto già Andrea ha un po' descritto, di incrocio tra esperienze anche diverse tra di loro, che diciamo nasce all'interno di questa collana che a sua volta è un incrocio di un tentativo che è stato fatto negli ultimi 10 anni di fare un lavoro di traduzione, anticipazione, rilettura, dislettura di quello che su un piano a volte accademico, a volte di movimento, usciva dai contesti queer mondiali. Questo fatto appunto in Italia, dove appunto sappiamo c'è una grossissima sofferenza anche solo per gender studies, women studies, gay studies, eccetera, quindi figurarsi il queer che collocazione può trovare. Al di là della polemica su quanto debba stare o non stare dentro l'accademia, ma ovviamente il queer nasce anche come contestazione dei saperi disciplinari, nasce anche in contesto accademico, nasce anche come reazione a una normalizzazione degli studi gay lesbici, addirittura che noi neanche abbiamo, insomma, in contesto americano, e nasce anche come esperienza sociale e politica di disidentificazione rispetto ai modelli, soprattutto gay maschili, molto normativi, molto mainstream e integrazionisti, che il movimento americano ha preso fin dagli anni 70, insomma quasi da subito in realtà, no? Tutte queste vicende sono state variamente attraversate con più o meno sufficienza di stanza, di lobbismo, però in realtà l'ambito che si è mosso attorno a questo volume è un ambito che ci ha lavorato in termini molto seri, nel senso dettati da una necessità politica, esistenziale, reale, contingente e non meramente, diciamo, intellettualistica. Mi riferisco principalmente al laboratorio di Villa Fiorelli a Prato, che dal 2002 in avanti, grazie proprio al lavoro di Diana Borghi, Marco Pusseras, altri, ha creato proprio questa intersezione tra gli studi e l'attivismo. Diciamo, la mia esperienza è stata fortemente segnata da questa partecipazione ai laboratori di Villa Fiorelli, nel senso che erano un'occasione per tradurre o per intersecare quello che a partire da fine anni 90 io facevo a Bologna insieme ad altre, il collettivo Antagonismo Gay, con tutta una serie di altri livelli di elaborazione e di ricerca. La cosa importante è stata proprio riuscire a dare, che ancora forse ci stiamo riuscendo solo adesso, a dare visibilità al fatto che c'è un'area
molto ampia, frammentaria, non riconducibile a soggetti unitari, non riconducibile a appunto una rivendicazione specifica, che si può definire queer, insomma, con una, o comunque che lavora sul queer o che cerca di fare un lavoro rispetto alle sessualità che non sia il lavoro identitario. Questo, al di là, diciamo, tutta una serie di polemiche veramente infinite che hanno caratterizzato il dibattito italiano, significa fondamentalmente riuscire a lavorare sulle sessualità e sui generi in una prospettiva che non sia meramente riproduttiva di dicotomie polarizzanti etero-omo o uomo-donna, eccetera eccetera. Cosa molto difficile da farsi per soggetti minoritari che sono attaccati ovviamente alla loro posizione di soggetto appena riconosciuta e appena affermata, se pensiamo che il movimento gay, lesbico in Italia praticamente esiste dall'inizio degli anni 70, quindi è pochissimo in realtà che queste soggettività sono emerse, hanno una dicibilità, una visibilità e uno straccio di visibilità sociale molto problematica e sempre comunque messa in discussione, nel senso che poi ogni volta che in qualsiasi punto di presa di parola o si parla di omosessualità, il discorso viene sempre considerato fuori tema o comunque non adatto, non adeguato in qualsiasi contesto, e parlo dall'università al centro sociale, al bar sport, a casa tua, cioè, quindi insomma è un problema non da poco. E parlare, visto che l'omosessualità non è una cosa di cui solo si parla, ma si fa, si sviluppa in una serie di pratiche, di vite, di forme di relazione, di affetto, quindi insomma lo spazio da conquistare è ancora veramente tanto. La cosa interessante è che qui si apre un discorso sulle sessualità, quindi è un discorso appunto che non mette in discussione le identità omosessuali, mette in discussione principalmente il fatto di costruire delle identità sociali a partire dalle sessualità e fare di questo un privilegio o un luogo di godimento di determinati diritti, no? E quindi è un discorso che acquista una sua politicità molto forte. Il quadro che emerge da questo libro, che è una mappatura molto appunto frammentaria e anche disomogenea, no? per formazioni, per percorsi, alcuni nodi però appunto sono abbastanza evidenti. Uno è il fatto che comunque in un contesto arretrato come quello italiano le tematiche queer acquistano una loro politicità molto forte, anche problematica, nel senso che comunque si scontrano con quello che è il nostro residuo, diciamo, del movimento antagonista degli anni 70, e il fatto che comunque è molto difficile per noi rinunciare a tutta una formulazione preudomarxista, rivoluzionaria, eccetera, e passare a un'articolazione che apparentemente depotenzia la tua politicità. Il queer vive proprio di questa contraddizione, cioè di riuscire a far emergere delle pratiche politiche non normalizzabili e non facilmente gestibili dalle istituzioni, in un paradigma che comunque non può essere e non vuole essere un paradigma di tipo contrappositivo, o comunque non può essere un paradigma che contrappone nettamente i confini tra il sé e l'altro, proprio perché e questo secondo me è una contraddizione che noi come antagonismo gay abbiamo vissuto cioè diciamo che queste rughe sono il frutto di quella contraddizione, nel senso che è proprio la cosa su cui noi siamo ci siamo dibattute per tantissimi anni, no? L'impossibilità di un soggetto antagonista gay, perché c'è un'impossibilità del soggetto, c'è un'impossibilità di fare un soggetto rivoluzionario, perché c'è l'impossibilità di fare un soggetto rivoluzionario a partire dall'omosessualità o a partire da una sessualità. Però questo salvando il fatto che a partire dalle sessualità è possibile disfare, fare tantissime cose, e molte cose che sono utili da disfare, ad esempio l'eterosessualità obbligatoria, che è la cosa che non si mette mai in discussione quando si parla di sessualità, cioè quando si parla di sessualità si discute se e quanto abbiano diritto di esistere delle sessualità minoritarie, non si pone mai in questione su quali basi
sia fondata effettivamente la naturalità del maschile o della, dell'eterosessualità normativa, ad esempio, no? Perché il queer avrebbe cose molto interessanti da dire su questo, e questo lo dice un po' a tutte, non lo dice solo a noi. In questo sta il potenziale sovversivo di un lavoro politico sul queer. Una cosa che mi sento di rivendicare, insomma, è il fatto che comunque il nostro ruolo dentro questo libro, ma dentro la collana e dentro questo movimento, è stato quello sempre di fare un grossissimo sforzo di collegamento e di traduzione tra vari ambiti, muovendoci noi in un ambito politico e di movimento. Era anche per noi difficile articolare il discorso a quel livello, e lo è tuttora, nel senso che io non mi sento una teorica queer e non mi sento, cioè, eppure diciamo interlochiamo con gente che ha prodotto e ha fatto la storia del queer a livello teorico, accademico e non solo. Lo sforzo è proprio quello di rendere, come penso sappiate bene voi che fate un lavoro analogo ovviamente rispetto a quelle che sono teorizzazioni e paradigmi di lettura della società, paradigmi critici e pratiche politiche concrete e quotidiane, l'abisso che si crea tra queste due dimensioni, ma l'importanza di continuare a riattraversarle, perché nessuna teoria ha senso in astratto o per mettere un volume a, diciamo, alzare la gamma del tavolo, ma tutte le teorie hanno molto senso se sono incarnate in vite reali, in pratiche reali. Questo lavoro è estremamente ovviamente faticoso, ma è esattamente la forma che assume il nostro desiderio continuamente di queerizzare la teoria e queerizzare il movimento. Un doppio, diciamo, un double bind abbastanza insomma, impegnativo, ecco. Per cui non vi libererete di noi tanto facilmente, a meno che non ci autosopprimiamo per, insomma. Poi non lo so, io adesso qua mi fermo perché, però insomma, mi piacerebbe poi impostare questo momento, adesso capisco che molti non avranno letto il libro eccetera, però sicuramente tutti voi avete un'idea di che cos'è il queer, perché è proprio questo luogo, diciamo, che odiato, amato, è un luogo di desiderio abbastanza, secondo me, produttivamente ambiguo, nel senso che può essere ed è stato utilizzato in varie forme. In molti di questi articoli emergono anche, no? Cioè non c'è una volontà definitoria. Ognuno deve capire che tipo di dislocamento può fare rispetto alle identità che gli sono state attribuite o che si autoattribuisce. Quello che mi interessa, appunto, una cosa che Marco dice benissimo nella postfazione, è proprio quello che non riesco a dire del mio fatto di essere gay, quello che non rientra nel mio essere gay, quello che non rientra nelle mie identità sociali già precostituite, quello, il resto, lo scarto, quello che rimane fuori e che è forse l'elemento propulsivo delle nostre soggettività. Così come voi state qua come studenti, ma insomma, quello che il desiderio che mettete in gioco non è il desiderio, sì, di un'altra università, ma in realtà di un'altra vita, di un'altra modalità di produrre il sapere, di farlo circolare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che in realtà non sta nella vostra categoria di studenti, no? Ma che sta nella difficoltà e nella indicibilità dell'essere studenti sotto la Gelmini, cioè nell'odio e nella rabbia che questa cosa suscita, nel senso anche di volere creare qualcos'altro che non è definibile, che l'istituzione forse non può leggere o non vuole leggere, ma che va bene così, cioè che probabilmente esorbita rispetto alle istituzioni università, fortunatamente, ma che è un campo di saperi molto più trasversale, molto più ampio, che l'università non assorbirà fortunatamente mai, ecco, no? Quindi in questa sempre impossibilità, che forse è proprio di questa dimensione del desiderio anche, non lo so. Quindi penso che questo libro riguardi molte più cose, molti più percorsi di quelli che l'hanno costruito o lo attraverseranno, cioè interpelli probabilmente chiunque vada a leggere tra le righe, trovando anche una mappatura molto ampia di testi, addirittura testi che non sono neanche ancora stati tradotti, ma che sono già
stati fondamentali per due generazioni di militanti e di attivisti, perché anche la politica editoriale, la politica culturale e di traduzione, eccetera, parliamone, che cosa si traduce, che cosa si legge, che cosa si vende, che cosa circola nell'industria culturale e che cosa noi riusciamo a fare cortocircuitare dentro l'industria culturale. Questo libro è anche frutto di un'operazione, anche questa abbastanza coraggiosa, perché senza fondi, utilizzando i soldi praticamente messi a disposizione per i due direttori editoriali, e mette in produzione libri che si autoalimentano, che teoricamente si dovrebbero alimentare e che in realtà hanno solo il fine di sedimentare il lavoro politico di tantissime soggettività che non hanno spazio comunque, che anche se hanno uno spazio accademico è uno spazio comunque molto ristretto e di isolamento, perché anche chi in Italia è arrivato ad avere una cattedra di storia e letteratura anglo-americana se ne sta da solo isolato in un dipartimento, in un deserto, a lottare con fondi zero e con boicottaggi di ogni tipo, perché questa è la realtà anche degli studi queer, che per me sono comunque importanti. Cioè non ho, diciamo, questo approccio anti-accademico, nel senso che ho sempre vissuto anche la dimensione universitaria come una possibilità di attraversamento. Non a caso Liana, Borghi, noi eccetera già abbiamo fatto qualche anno fa con appunto i più vecchi che si ricordano, insomma, abbiamo partecipato ai corsi di autoformazione, no? Quindi in realtà è anche un mondo accademico molto limitato, molto isolato e anche molto attento alle istanze dal basso, in questo senso, no? Rispetto magari a contesti in cui una dimensione più di stacco, di autoreferenzialità è subentrata. Quindi insomma io invito a entrare nel libro, ma non tanto entrare nel libro, ma a entrare nella dimensione del queering, cioè di una possibilità di trasformazione della propria e di rilettura della propria esperienza soggettiva a partire dal proprio desiderio, che non è detto che sia incasellabile sempre e comunque, né per chi ne fa una bandiera e ne rimane molto spesso, diciamo, stigmatizzato e bloccato su quell'immagine, ma neanche per chi crede di gestirsi una propria normalità, ma che poi in realtà nel suo vissuto si vive le eccedenze, si vive gli scarti anche del proprio desiderio sessuale, anche di qualcosa che la normalità non ti dà e non ti darà mai, ecco. Sì, io sono Goffredo. No, io volevo parlare un po' del libro e anche un po' della mia esperienza di come mi sono interessato al queer, nel senso che io, come chi di voi fa studi di genere o studi sulla sessualità, volevo portare avanti questo mio interesse qui all'Università di Bologna ed è stato molto difficile. Ci sono stati, ho fatto dei corsi di già i corsi sul genere, per esempio storia delle donne, questi corsi più tarati sul genere ci sono a Bologna, ce ne sono a Bologna, ce ne sono in altri atenei italiani, magari non moltissimi, non quanto vorremmo, non quanto insomma sarebbe bello che ci fossero, però qualcosa c'è. Proprio per questa difficoltà che io incontravo qui in Italia, ho deciso di andare negli Stati Uniti a capire che cos'era questo qui, a capire cos'erano questi studi sulla sessualità. E fino a quando sono stato qui in Italia mi sono sentito molto isolato, e questa sensazione di isolamento io la vedo in moltissime persone che vogliono studiare queste cose, ognuno nei propri diversi ambiti disciplinari, o comunque anche io per esempio faccio lingue, e anche lì c'è una scarsa penetrazione di questi discorsi, nonostante poi sia paradossalmente forse una delle discipline più ricettive rispetto ai discorsi sul genere e sessualità. Però insomma volevo condividere con tutti questa sensazione di isolamento che insomma c'è e la viviamo. Due parole sul libro, perché secondo me questo libro è proprio è queer anche nella sua struttura.
nel senso che non è un libro che un po' da manuale ti spiega cos'è il queer, ma è un libro che cerca di capire qual è il significato di questo termine, qual è il significato in Italia, che è una cosa molto importante, perché non c'è molto ovviamente su queer in Italia, attraverso questa modalità di questo questionario che Marco Pustenas ha fatto girare fra 25, mi pare, persone che in vari modi si interessano, sono interessate del queer, raccogliendo un po' le risposte. Quindi il significato della parola che emerge da questo libro è un significato vario, a volte anche contraddittorio, a volte le persone, diciamo, che rispondono a queste domande, che sono 10 domande che riguardano per esempio la tensione fra, non so, la parola queer e il movimento LGBT, o la definizione di queer, le persone usano la parola queer per autodefinirsi e non usano più per esempio la parola gay e lesbica. Tutte queste domande hanno avuto delle risposte diversissime da parte di tutte queste persone. Questo è interessante perché è un'operazione di è già un'operazione queer, secondo me, nel senso che è già un approccio a questo sapere molto poco autoritario, molto poco, diciamo, basata sull'idea di un esperto che ti spiega cos'è il queer. No, non è così. Quindi è già, diciamo, nella forma del libro c'è già il risultato della riflessione su questo. Io posso dirvi, secondo me, ho pensato quali potrebbero essere delle sintesi per definire, per dire un po' cos'è il queer. Secondo me il queer significa, può significare sessualità contro l'identità, nel senso che l'idea è che la sessualità sia sempre contro l'identità, sia qualcosa che scardina sempre l'identità. Anche per molto tempo, soprattutto in America e in Inghilterra, si sono fatte analisi che cercavano di tenere insieme la classe, la razza, il genere e la sessualità, le quattro parole chiave il cui incrocio ci avrebbe dato la quadratura del mondo. A un certo punto però il queer è venuto a dire che in realtà la sessualità è sempre contro l'identità e scardina sempre queste griglie, che in realtà, nonostante ci sembrino così ampie, poi invece finiscono per essere un po' rigide, un po' grossolane. Quindi una formula potrebbe essere sessualità contro l'identità. Però la concezione che il queer ha dell'identità non è quella che sia, l'identità, dice il queer, potrebbe essere una fiction, una finzione, tuttavia è una finzione necessaria, l'identità ci serve, abbiamo bisogno dell'identità. Però dice, attenzione a non fare dell'identità un feticcio, nel senso che la tua identità è sempre e comunque frutto della tua costruzione, ma della costruzione altrui, e da questo doppio, diciamo, binario non c'è una via di uscita, non c'è un vero sé, diciamo, non c'è una totalità, una potenzialità di conoscenza totale di se stessi e del mondo, perché c'è sempre questo doppio gioco della tua capacità di autodefinirti, di autodeterminarti, e però tutto quello che invece gli altri vedono in te. Il queer parte dall'idea un po' paradossale, e che è quello che ha fatto anche che è stato duro da accettare per chi fa un'attività politica, perché non bisogna dimenticarsi che c'è una negatività della teoria e una positività della politica, e il queer vive in questa tensione non facilmente riconciliabile, perché ovviamente una prospettiva di questo genere non dà un fondamento forte per un'attività politica. Questo è stato sicuramente un grave, scoglio per l'accettazione teorie, di queste teorizzazioni. Tuttavia c'è stata una traduzione politica del queer, come diceva Renato, c'è stata ovviamente una traduzione politica del queer in America, e come ci fa vedere questo libro c'è stata una traduzione politica del queer in Italia. Quindi evidentemente, nonostante l'apparente incompatibilità, qualcosa filtra e crea delle nuove modalità di politica che appunto sono però lontane dall'idea di costruire un soggetto del tutto autodeterminato, del tutto liberato. Il queer non crede molto alla prospettiva di una liberazione totale. Questo è, penso che sia abbastanza, paradossale, ma è un po' anche il centro della questione.
Potremmo fare una breve storia del termine, nel senso che qui in inglese significa strano, stravagante, viene diciamo riappropriato dai movimenti gay dai movimenti degli anni 70, e in questo modo vive ancora, cioè c'è ancora un significato di queer che definisce dei posizionamenti politici dentro l'ambito gay-lesbo, ma che sono assolutamente contrari alla rispettabilità. Il queer in politica vorrebbe occupare lo spazio dell'abiezione, cioè vorrebbe occupare proprio quello un po' quando Renato diceva vivere lo scarto della propria identità, e questa secondo me è una prospettiva molto importante per le politiche gay e lesbiche di oggi, nel momento in cui l'omosessualità è diventata una perversione tutto sommato rispettabile in molti paesi occidentali. Ovviamente siamo dei perverti, dei perversi, dei pervertiti, però abbastanza rispettabili con soglie diverse. Però di questa rispettabilità il queer non è per niente contento, anzi cerca sempre di occupare lo spazio dell'abiezione. Occupare lo spazio dell'abiezione è un'altra cosa che diventa difficilmente traslabile in una politica così come noi la conosciamo, nel senso che è una cosa molto difficile da fare, però ci sono dei gruppi che si richiamano a questa idea. Diciamo un posizionamento critico all'interno del movimento LGBT che fa proprio le teorizzazioni del queer, cerca di occupare lo spazio dell'abiezione e comunque cerca di stare, e questa è un'altra formula che potrebbe potrebbe essere una provvisoria definizione del termine, cioè stare sempre dentro ma contro l'identità, nel senso che proprio per questa idea della impossibilità di una totale autodeterminazione il queer cerca di occupare delle posizioni di abiezione dentro però l'identità stessa che vorrebbe in qualche maniera contestare, dentro la quale tu stesso sei ovviamente. Questo dal punto di vista politico. Poi c'è tutta la questione di come c'è anche una teoria queer, nel senso che, ritornando alla storia del termine, sì, il termine è stato fatto proprio dagli attivisti gay e lesbici che appunto avevano questa idea non mainstream dell'identità gay, questa idea di non rispettabilità, e questo ovviamente portava a un'agenda politica molto diversa da quella del movimento mainstream, quindi questa è una differenza forte. Per esempio sul dibattito sui matrimoni, sui diritti civili, insomma ci sono delle differenze evidenti di agenda politica. C'è però tutta una questione anche della teoria queer, nel senso che il termine è stato poi ripescato negli anni 90 da Teresa De Lauretis, che è una teorica italiana che ormai da tanto tempo che è negli Stati Uniti, e ha ritirato fuori il termine perché lei all'inizio aveva proposto il termine per mettere fine a quella che per le lesbiche è stato per molto tempo un problema, cioè il fatto che l'identità lesbica venisse sussunta nella parola gay. E allora l'inizio del termine queer era un uso che rifaceva lo spazio dell'abiezione, perché in inglese queer, anche se in italiano viene un po' perso, è ancora una parola offensiva, è tuttora usata. Infatti una potenziale traduzione di queer in Italia potrebbe essere frocio, una parola d'offesa che però quindi ad un parlante inglese ancora mantiene questa dimensione offensiva. E quindi era un termine importante, perché era un termine più inclusivo e che cercava di creare un confronto comune fra diverse soggettività che agivano per le stesse cose, per delle cose simili quantomeno. Quello che viene fuori dal libro, secondo me, riguardo all'Italia, è che anche in Italia è filtrato un discorso queer in maniera molto poco omogenea, in maniera diversa, però si può fare una genealogia di come il termine è passato in Italia. Nel senso che sicuramente i laboratori di Villa Fiorelli, di cui parlava Renato, sono stati un momento molto importante di socializzazione, di pensiero comune su queste questioni e su come tradurre queste questioni in politica, e su come queste questioni invece nelle singole discipline in cui tanti di noi stavano avessero un valore del tutto antidisciplinare, che era molto che era di,
era molto, diciamo, positivo per chiunque, come dire, fosse molto insofferente delle proprie discipline, dei propri ambienti, diciamo, di studio abbastanza tradizionali. E poi per noi qui a Bologna è stato importante perché tutta la nostra riflessione del laboratorio su mascheramenti sul maschile è partita proprio da quest'idea di stare dentro il maschile, ma anche contro. Cioè non ci interessava l'idea di delineare un maschile buono, un maschile femminista, un maschile che è basato, diciamo, su un'essenza maschile diversa dall'essenza femminile, che però fosse un maschile, diciamo, ripulito. Ci interessava invece l'idea di delineare per esempio, diciamo, la nostra riflessione sulla sessualità in questo senso, riportare la riflessione sulla sessualità all'interno del soggetto maschile era per noi un modo di occupare questo spazio dell'abiezione e di tirarlo fuori anche, perché insomma la nostra prima azione, che era quella del questionario, cercava di, diciamo, sollecitare delle riflessioni da parte di chi compilava il questionario su queste questioni. Adesso ce lo spiega Vendolesse comunque. Prima Renato diceva giustamente, spesso quando si parla di sessualità, in realtà è sottinteso che parliamo di minoranze sessuali, cioè come se il discorso della sessualità riguardasse solo chi è omosessuale, come se il discorso del genere riguardasse solo le donne, quindi come se i maschi non avessero genere e come se gli eterosessuali non avessero una sessualità. Invece è evidente che anche l'eterosessualità è una sessualità. Molto giustamente Andrea prima ci ha presentato come ci ha collocato in un'area del movimento LGBT che non assimilazionista e che non sta lì a dire, non chiede riconoscimento. Allora, non solo noi non chiediamo riconoscimento, nel senso che ci riconosciamo abbastanza da soli, non è solo quello, è anche che noi non diciamo soltanto non ho bisogno del tuo riconoscimento, diciamo anche riconosci il gay in te, riconosci la lesbica in te, come per parafrasare una cosa che disse una volta Goffredo, non è la politica del proteggi la foca monaca, non è nemmeno la politica del la foca monaca è uguale a te, ma è proprio proteggi la foca monaca in te. L'eterosessualità obbligatoria è qualcosa che non opprime solamente chi eventualmente non pratica l'eterosessualità, ma anche chi la pratica, perché si trova a praticarla in un contesto in cui è obbligato a farlo, in cui quella è la cosa normale, è la cosa che tutti si aspettano da te. Mario Mieli diceva giustamente che l'eterosessualità è più che altro la rinuncia alla possibilità dell'omosessualità, cioè l'eterosessualità non è io vado con una persona che è socialmente identificata come maschio, ma è che io nel momento in cui mi costruisco come io sono etero, sto dicendo io non sarò mai lesbica. E, tutto questo per dire che, per insomma dare il contesto del perché il laboratorio smascheramento è uno spazio misto, cioè uno spazio in cui passatemi l'approssimazione, donne e uomini, trans, persone più o meno prevalentemente omosessuali o prevalentemente eterosessuali nella loro pratica desiderio quotidiana. Ma non per questo è uno spazio neutro, cioè non è uno spazio in cui essere una cosa o l'altra, praticare una cosa o l'altra è qualcosa di indifferente, perché ovviamente vuole partire proprio dalle fare della sessualità il punto di partenza della propria pratica politica. Smascheramenti è nato in seguito alla manifestazione contro la violenza maschile sulle donne del 24 novembre del 2007, la prima, quella veramente grande che in cui le donne femministe e lesbiche sono scese in piazza contro la violenza maschile,
dicendo fra le parole d'ordine la violenza contro le donne non è un problema di ordine pubblico, in seguito allo stupro di Giovanna Reggiani, eccetera, e sono deciso di scendere in piazza e non hanno voluto accanto in piazza i compagni in genere, non hanno voluto nemmeno i compagni gay. E questo ovviamente era una cosa che ha posto una domanda ad antagonismo gay, cioè allora anche i gay sono uomini, anche noi siamo maschi? Sì, la risposta è stata sì, ed è stata molto, cioè, anche responsabilmente e intelligentemente da parte di antagonismo gay, quella di raccogliere questa provocazione, se vogliamo, del separatismo strategico di quella manifestazione e farsene carico, e quindi di aprire un laboratorio sul maschile, sul desiderio maschile e sul desiderio del maschile, in cui appunto interrogarsi anche sulle proprie complicità con il maschile dominante, cioè se in questa società essere maschio ti dà accesso a una serie di privilegi, il fatto che tu sei gay, ma quando vai in giro per strada, comunque quando prendi la parola in un contesto in cui non ti conoscono, sei un maschio che parla. E questo comunque è solamente il più evidente dei mille modi in cui ognuno di noi è complice di una certa costruzione del privilegio del maschile. Anche io che sono donna, io che sono lesbica, sono coinvolta, sono in mille modi coinvolta nel dominio maschile. Sono coinvolta nel momento in cui ho una relazione con un uomo, perché mi capita, come capita a tutti, a tutte. Sono coinvolta nel momento in cui nella relazione con un'altra donna posso avere una gelosia differenziata, per esempio, o anche semplicemente essere gelosa, che comunque ha tutto, no? Oppure avere una gelosia differenziata rispetto alle relazioni con maschi piuttosto che con altre donne. Sono coinvolta nel momento in cui, comunque, quando fin da piccola io non mi sono sentita a mio agio nel modello della bambina vestita di rosa, la prima identificazione disponibile per non essere quello era essere maschio. Lavorando su questo poi nel laboratorio, in realtà è emersa da parte di tutti un bisogno che era proprio un bisogno nostro, non una presa di posizione teorica, di superare anche le categorie binarie. Superarle non solo nel senso di potersi collocare a metà fra un estremo e l'altro, cioè in un continuum che va dal maschio alla femmina, io mi posso mettere in mezzo, mi posso mettere a tre quarti, ma anche la possibilità di collocarsi altrove rispetto a queste due polarizzazioni che ci vengono imposte. In tutto questo, cioè anche là si tratta di una pratica un po' ambigua e sempre molto difficile, ma secondo me necessaria, cioè lavorare per superare le categorie binarie, ma senza mai dimenticare che le categorie binarie comunque esistono, purtroppo, nostro malgrado, attorno a noi esistono, tutto il nostro mondo è organizzato secondo la categoria binaria dei generi, secondo la categoria binaria degli orientamenti, quindi o sei maschio o sei femmina, o sei eterosessuale o sei omosessuale. E queste categorie binarie esistono e sono efficaci sulle nostre vite, per cui io, per quanto io e lui ci sforziamo di attraversarle, in ogni caso nella mia vita quotidiana fa differenza il fatto che io abbia un corpo, un aspetto femminile, oppure fa differenza che io, quando io esco per strada mano nella mano con una donna piuttosto che con un uomo. E quindi credo che smascheramenti parte dal riconoscimento di queste disparità di potere, diciamo così, e se non partisse da questo non potremmo starci, cioè non potremmo stare in uno spazio misto se non ci fosse la consapevolezza di tutto questo, non si partisse dal riconoscimento di tutto questo e anche dal fatto che tutta questa roba non è che la possiamo cancellare come un atto di volontà, cioè noi adesso decidiamo che all'interno del nostro collettivo, all'interno del nostro laboratorio, noi questa roba l'abbiamo superata e tac, l'abbiamo superata. Non è così, cioè superarla è una pratica faticosa che si scontra con l'inerzia di
molte cose che ci sono state, che abbiamo dentro. Poi sì, rispetto a proprio le pratiche del laboratorio che sono state, la nostra prima creatura è stata il questionario sul maschile che abbiamo portato in giro negli spazi sociali della città. Era un questionario semiserio in cui interrogavamo tutti, quindi non solo maschi, su cosa significava per cosa, su tutto l'immaginario legato al maschile, alla sessualità maschile, alla, proprio anche a livello di fisico, voglio dire, pratico, di sessualità agita, e tutto l'immaginario legato al desiderio del maschile. Questo questionario in realtà era una pratica di indagine, ma anche una... cioè lo scopo non era solamente indagare, scoprire qualche cosa della realtà, ma nel farlo, anzi forse era più importante per noi porre delle domande che non ricavare dei dati. Quindi in questo senso l'inchiesta è già azione, è già un atto performativo, diciamo, che secondo noi poi ha forse è più efficace di tanto catechismo. A volte porre una domanda è più efficace che fare un proclama. E adesso invece stiamo lavorando a un'inchiesta sulle relazioni, un'inchiesta che è anche sempre autoinchiesta, perché per noi è fondamentale partire da sé. Non riusciremmo anzi a lavorare su niente se non fosse qualcosa che prima di tutto ci riguarda e ci interroga, e da qua, da questo desiderio che parte poi la voglia di indagare questo tema, no? Sul tema delle relazioni, perché si parla di... Da un lato si parla di crisi della famiglia, dall'altro molta parte del movimento LGBT chiede accesso a forme istituzionalizzate di famiglia, quindi anche noi siamo come voi, abbiamo diritto di sposarci, di mettere su casa, di andare all'IKEA, arredarci l'appartamento e formare una famigliola del mulino bianco. Però ci sembra che poi di fatto tutto questo esista molto di più nell'immaginario che non nelle pratiche reali, e questo sia in ambito omosessuale che eterosessuale, cioè sia nelle relazioni eterosessuali che nelle relazioni omosessuali. Quindi ci interessava dare corpo in un certo senso alla nostra critica del familismo, dando visibilità a tutte le pratiche alternative che ci sono, ma che probabilmente non vengono spesso neanche nominate, neanche percepite come tali, ma ci sembra che molti di noi nella loro vita praticano forme di solidarietà alternative alla famiglia, praticano, vivono una difficoltà, una sofferenza rispetto al modello della coppia monogamica eterosessuale, che poi magari non ci si sposa, però comunque si ha un modello di coppia coniugale, e noi molto spesso non ci stiamo bene dentro e cerchiamo di praticare degli scarti. Anche tutta l'esperienza delle case condivise degli studenti e delle studentesse secondo me è molto interessante da questo punto di vista. E quindi niente, per farla breve, questo è quello su cui stiamo lavorando. Forse adesso smettere di parlare e fare parlare voi.